Buongiorno a tutti, eccoci al telegiornale mattutino. Dopo le notizie di prima pagina passiamo a quelle che riguardano la nostra regione. Ultimamente è stata lanciata un'allerta dato il rischio alluvione, perciò ora darò la linea all'inviata Martina Palacios che si trova in riva al fiume per degli aggiornamenti. Buongiorno Lucia, ci troviamo qui nel parco di Ponte San Giovanni dove andremo al fiume Tevere in cui ci sarà un addetto alla protezione civile con un gruppo di ragazzi della scuola media Volumio di Ponte San Giovanni della classe seconda D che faranno delle domande all'addetto e l'addetto dovrà rispondere. Ma inoltre andremo a vedere i vari punti di raccolta in caso di alluvione. Ma non è finita qui perché andremo a vedere anche come fare una giusta safety bag. Cosa non bisogna fare in caso di alluvione? Quali comportamenti bisogna adottare? In caso di alluvione non bisogna mai avvicinarsi ai corsi d'acqua. In caso di alluvione si può usare la corrente? Non bisogna assolutamente utilizzare la corrente e i dispositivi elettronici. In caso di alluvione dove si trovano i punti di raccolta? A Ponte San Giovanni, il punto di raccolta è il Parco Pontelan. Come si fa ad avere accesso alle informazioni date dalla Protezione Civile? Per accedere alle informazioni date dalla Protezione Civile bisogna andare sul sito e o iscriversi al servizio SMS. È arrivato l'SMS dalla Protezione Civile. Siamo presi di sommersi dall'alluvione. Che cosa facciamo? Niente paura, prepariamo una safety bag. Cosa ci mettiamo? Il mio foulard di seta? No, una coperta calda. Il mio abito da sera? Che abito da sera? Un pratico keyway e un ombrello. Le mie scarpe col tacco? No, utili stivali per la pioggia. I miei trucchi? Niente trucchi, sono oggetti per il pronto soccorso. Il mio Nintendo? Ma sarà meglio del cibo? Ora via! Andiamo tutti al punto di raccolta. Buona fortuna! Eccoci al parco. Questi due ragazzi ci illustreranno il funzionamento del posto giusto. Questo è il Parco Pontra, il punto di raccolta di Ponte San Giovanni. Ricordiamoci che prevenire è meglio che curare. Ma ora sapete cosa fare in caso di alluvione. Ricordati di iscriverti al servizio SMS del Comune di Perugia. Grazie per l'attenzione, ciao dalla seconda D!